Wahey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 Magnum. A inizio serie dissi che mi sarei giocato per conto mio un capitolo per volta e poi dopo l'avrei tagliato in 2 o 3 episodi più o meno, ma il fatto è che ci vuole sempre l'allenamento in giochi di questo tipo, ovvero allenarsi la squadra per poi arrivare al boss finale e fargli sedere a stelle strisce. Il problema è che il boss finale del gioco non è mai forte, mai troppo forte. Però potrebbe dare un po' di problemi. Quindi, cosa volevo dire con questo discorso? Che dal prossimo episodio la squadra sarà leggermente più forte di quello che sarà in questo episodio. Però potrei anche fare un episodio extra per farvi vedere come funzionano quelle battaglie che abbiamo visto nello scorso episodio più o meno. Ma non lo so, non so se lo farò dopo questo o dopo la fine di questo capitolo come episodio extra. Non ne ho idea, però per il momento, insomma, sappiate che lo farò. Cominciamo il terzo capitolo e vi ricordo che nello scorso capitolo la famiglia Bundori, che è un palese riferimento persona, bene o male, ci hanno rubato la chiave che serve per aprire altre parti dell'isola, ma vediamo ora cosa succederà. E pensare che eravamo venuti apposta su quest'isola per fare un po' di esplorazione. E invece adesso nulla. Sergente Quadro è andato a indagare, ma è da un po' che non torna. Oh mio Dio, è successo qualcosa. Wow, l'hanno catturato gli indigeni! Ciao ragazzi, ci hanno catturato. Mamma mia, che è sta roba? Oh. Ci hanno preso come ostaggi. Beh, certo. Fusafui. Che è Fusafui? Wasabui dovrebbe essere... Wasawai? Non lo so. Dovrebbe essere tornato perché l'isola si è spostata. Cos'è? Una specie di loro leader? Wasawai sarà una specie di... il loro capo? È un mostro terribile e malvagio. Cioè, quindi voi avete paura? Era stato nascosto, rinchiuso in uno dei sotterranei, dei dungeon. Ma ora che l'isola si è aperta, appunto, è tornato. Ikenie, non so cosa voglia dire Ikenie. Il traduttore mi dice che Ikenie è sacrificio. Bene. E mangerà un kongari arrostito. Non so, kongari, però voi mettete parole. Kongari. Cos'è, una pietanza giapponese kongari? Non è che posso fermarmi ogni secondo per andare a cercare una cosa che non conosco. Comunque vogliono fare un sacrificio e fargli arrosto, ecco. In modo che questo Wasawai se li mangi. Ovviamente Jibayan non è d'accordo. Ecco, è un po' arrabbiato. Jibayan, aspetta, non essere avventato. Quindi questo Wasawai vi fa tanta paura? Allora lo mettiamo a posto noi. Ovviamente loro non credono che sia possibile sconfiggere questo Wasawai che è talmente potente. Però loro dicono, sapete che c'è? Fate una cosa, voi andate. Poi vediamo se ce la fate. Ovviamente ci bagni, dice, noi siamo busters, non abbiamo paura di nulla, possiamo superare qualsiasi avversità. E Koma-san è determinato. Va bene, sì, il sacrificio. La vecchia. Questa è la vecchia, è il vecchio saggio. Shuchu-sama? Shuchu-sama. Ma chi è? Lo conosci? Shishu-san, che cosa succede? Ma aspetta, ma come fa a conoscerlo? Ok, dunque, lui è il grande capo e probabilmente ci vuole dire come affrontare questa faccenda. Questo yokai potrebbe essere... Questo piccoletto potrebbe essere l'eroe dalle orecchie rosse di cui parlava la leggenda. Gna gna? Sempre il verso che fa lui. Questo qui... Ma vorrei scherzare. A me sembra che gli manchino un po' di orecchie. Dice che sono rossi ma ne mancano un po'. Forse dovrebbero essere più lunghe. Oh, ha la chiave lui! Lui ha un'altra chiave! Vuole darci... Ovviamente lui sta dicendo, vuole davvero dare a questi tizi il tesoro? Se c'è qualcuno che può andare nelle profondità delle caverne, sono proprio loro. Però, cioè, vuoi che ti facciamo qualche favore? No, eh.
Tuttavia, dovete prometterci che sconfiggerete il mostro. Va bene? Ok, allora ti do questo. Sangaku, la chiave per la montagna. A quanto pare sangue che vuol dire anche montagna. Bene, possiamo partire allora per un nuovo posto. Dobbiamo però fermare il disastro. Praticamente la famiglia Bundori che si sta appropriando di tutti quanti i tesori disponibili nella caverna. Secondo me, mi sta per l'idea ora. Che praticamente il tesoro che hanno trovato la famiglia Bundori, o meglio, quello che noi abbiamo trovato e che la famiglia Bundori ci ha rubato, era un tesoro che ci portava alla fine del gioco, praticamente. Una mezza specie. Stavo parlando prima di fare magari un episodio extra, non dico su tutti perché non ce la farei, ma almeno su questo, per capire insomma come funziona. Mi pare però che l'altra volta ci fossero ricompense più diverse. Può essere che cambiano di giorno in giorno? Boh, non lo so. Però intanto io direi di continuare l'avventura. Ah, questo è nuovo allora, sì. Ma l'altra volta c'era questo qui finale? Quindi questo qui continua. Magari poi me lo gioco per conto mio. Così alleno anche la squadra ulteriormente. Wow! Sono 5 piani e poi c'è Rovinosa da affrontare. Il livello che ci vuole è 6. Perfetto, ci siamo al 6. Mi sembra di sì. Sì, siamo al livello 6. Ci hanno aperto le porte degli inferi. Bene. Mi fa molto piacere su questa cosa. Mi ricorda il Monte Magnitude su Inazuma Eleven. Non so perché. La prima cosa che mi è venuta in mente è quella. Questa che si fa il bagno. Ok, ragazzi. Iniziamo davvero con le stanze grandi ora. Posso cambiare bersaglio? No, sì, ma posso, meno male. Pensavo non si potesse. Non vorrei aprirlo, ma c'è la moneta dentro, c'è un pezzo di moneta. Il che è molto importante, perché se completiamo una moneta, poi possiamo ricevere appunto la moneta da usare con la gascia. Il problema è che non so quando si sblocca la gascia, ormai siamo al terzo capitolo. Sarebbe ora, che dite? Ah, lo yokai si chiama Tetsuya, certo. Tetsuya Amano, va bene. Wow, wow, wow. Io spero di riuscire a trovare quante più sfere Oni, non sfere, quante sfere Oni possibile, perché appunto se devo allenare la squadra vorrei riuscire a trovarne. E questo cosa comporta? Combattere contro tutti. Ho messo un nuovo equipaggiamento alla squadra, quello che ho trovato praticamente ora. Ci siamo? Sì, ci siamo! Andiamo allora! Rovinosa sarà difficile? Non penso. Oh, questo scenario, quante volte l'abbiamo visto, questo scenario in Blaster City. Perlomeno io tantissime volte, visto che poi era la strada che serviva per per andare a reclutare certi yokai. Tipo le divinità. Quanto l'ho odiato questo percorso, mamma mia. Ero stanco di vederlo. Contro la Vinosa comunque sia penso che questo era il Blaster. Preferisco proprio andarci potente. Aiuto. Ok, qui abbiamo un altro tesoro, ti prego. Ah, essenza di no, di Annebbio. Vabbè.
Insomma, ti fa diventare invisibile ai nemici per qualche secondo. Mi sembra che duri 30 secondi quella grossa. Va bene. Oh, salve. Ah, ok, amici, perfetto. Tu. E dai. Perfetto, cos'è? Ah, scusa. Spada, non penso ci serva. Prendiamola, magari è forte. No, è debole. Niente, davvero? Spero che ne valga la pena. 36 ne vale la pena, sì. Dato che lì non c'era nulla, ci tocca tornare indietro e andare di qua, che mi sembra l'unica strada da possibile da prendere. Non era quella la strada, ma allora dov'è? Beh, se non erano le altre, è ovvio che era per forza questa, no? Mi ricongiunge qui. Ma allora... certo. Io non è che mi lamento della grandezza di un posto, però... Oh, guarda, stavo proprio vicino, vicino. Vallo un po' a sapere. Allora, qui c'è troppa gentaglia. Sì, grazie. Tutti questi yokai insieme non li avevo mai visti. Beh, si deve esplorare, ma si deve anche completare l'area. Wow. Bello. Ok, questo fa solo male, quindi no. Che bello, tipo una nave pirata sembra. Bello, invece è una vecchia casa. No, mi dava l'idea di nave pirata perché sembra il tipico vascello, no? In sottocoperta. Bello, bello, mi piace. Ah, questo amico, perfetto. Ok, scendiamo ora che si ricongiunge con questa parte qui, è ovvio. Ah, oh. Cos'è? Una moneta. Oh, grande! Buono, buono, buono. Le monete, ragazzi, queste poi quando usi la gacha sono ottime. Ok, andiamo qua sopra. Aspetta, nulla? No, a quanto pare no. Ma questo già ce l'abbiamo, non importa. Posso fare a meno. Ma era la parte sopra? No, non capisco, c'è qualcosa che non quadra qui. No, non sto capendo. Ok, un'altra moneta questa, ragazzi, un'altra moneta. Oh, senti, la finisci? Vai. Oh, pure Contan. Accidenti, però, non crepa mai. Sta solo a fa danno lì. A fare sempre lo stesso verso, basta. Ok, mi sembra di capire che la strada giusta era quella dove stavamo prima. Sì? Fregata l'esplosione stavolta. Mi devo riabituare ai comandi, raga. Buono. Scusatemi? Cosa? Non ho idea di cosa sia successo. In alto? No. Cioè, l'uscita me l'ha fatta vedere? Mi ha segnato l'uscita come in quel posto lì? Ma io ci sono. Non mi è possibile andare in quel posto. Devo ritirarmi perché non mi fa. Mi ha caricato male l'area. Mi dici. Sì, grazie. Grazie che ho perso. Se mi carichi male l'area. Nota per me: non fidarti del tuo istinto. Stava qui. Stava qui. Vai.
Vediamo, poi io le sparo, poi dopo ci penserà lei. Vediamo, oh mio dio, paura, 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 paura. No, no, paura, 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 paura. Aio. Aio. Ma proprio sulle punte ti devi mettere? Ma no, sta sulle punte, aiuto! Grazie, ma proprio sulle punte sta? Ah, ok, meno male. Dov'è? Ok, perfetto, vai. Ancora, 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 è finita! Woo! Mi ha fatto un bel po' di danni, eh? Acci picchia! Andata. Cosa ci regala? Ma guarda quanto è tagliata male. Ma che succede? Ragazzi, ma che succede in questo gioco? Un glitch tremendi. Il glitch o bug, se vogliamo chiamarlo, ma più... È un bug, non è un glitch. Un glitch è quando tu fai delle azioni che ti permettono di fare cose improponibili, tipo il BLJ di Super Mario 64. Ma qui raggiungiamo dei livelli assurdi. Il scontornata male dal gioco stesso. Mamma mia ragazzi, stiamo raggiungendo dei livelli assurdi. Io sto cringiando malissimo dentro di me per level 5. Niente, non è andata a buon fine la ricerca Indy-san. Ci sono molti altri sotterranei da esplorare. Non perdiamoci d'animo. Ah, ok, Indy-J praticamente è abbattuto perché appunto dopo il fatto che ha ricevuto quella lettera dal comitato di investigazione dei tesori, una cosa del genere. E allora ha detto, anche se era solo una lettera burla della famiglia Bundori, insomma, non ti abbattere, dai. Il tesoro c'è effettivamente su quest'isola, esiste, insomma. Whisper gli ha detto, anche se la lettera che ti hanno mandato era una burla, comunque sia tu sei un grande esploratore. Quella lettera che ti hanno mandato non può averti ferito nell'orgoglio, no? Però la vera ragione per cui lui non è partito all'avventura non era per il tesoro o per la lettera che ha ricevuto, ma per Cindy, sua sorella. Per tua sorella? Per me non è facile parlare di questa storia. Ecco una sua foto. Su, fateci la vedere sta Cindy. Anche a voi notate una certa somiglianza? Ma certo, lui è uno yokai, quindi quando era umano? No. Dice, quanto è carina! Ma è una persona? E infatti sì, è una persona! E Jimena dice, ma è una persona, com'è possibile? Certo, quella vera era uno yokai. Come era? Forse quella vera adesso è uno yokai, ma non l'ha trovata? Non lo so ragazzi, io sto quasi a un'ora di registrazione per quel maledettissimo problema di bug e... Non lo so, sono già distrutto. Tutto ciò che voglio è ritrovare Cindy. Per riportare Cindy... per ritrovarla, sta cercando il mostro Yodelsen. Si dice che il suo potere riesca a trasformare uno yokai in essere umano. E un essere umano in uno yokai. Quindi Cindy era uno yokai che questo mostro ha trasformato in essere umano. Indy-J io la lascerei anche essere umano, eh. Per risvegliare il potere di questo yokai, per evocarlo, devi trovare 8 medaglie nascoste. Come le 8 monete rosse di Super Mario. Quelle medaglie sono nascoste su quest'isola. Ah, quindi tu sei venuto qui non per il tesoro ma per le medaglie? Indy-J si unisce al gruppo! Ho previsto che sareste tornati. Sì, allora vecchio, qual è il tuo intento ora? Ok, adesso ci vuole presentare uno yokai.
tutt'osso. Tutt'osso treasure. Ma quello è tutt'osso. No, lui è tutt'osso treasure. Tutt'osso T. Ok. Questo ragazzo si aggirava sull'isola e l'ho accettato. E l'ho accettato nella mia tribù. Forse può diventare un nostro membro della squadra, perché comunque sia tutt'osso, se vi ricordate, diventava amico. Ci dà la gacha. Ci fa girare la gacha, Dream Gacha. Va benissimo, va bene, non mi interessa quante posso farne. Basta che me le fai fare. Sì, il testo va bene, tanto dicono sempre le stesse cose, dicono. Divertitevi con questo ragazzo. Ci danno la moneta rossa. E basta. Va bene, va bene. Dov'è? Eccolo qua. Facciamo una slottata, va. Giochiamo con le freccette. E vediamo, ragazzi, quante possiamo farne oggi. Sono elettrizzato. Un, due, tre. Buono. Ma ne ho 10. Forse dovrei andarle a cambiare. Non ce l'ho mai 10. Non ne avevo raccolte due di queste almeno. Ma io ne avevo raccolta un'altra dello scorso episodio. Posso usare anche le medaglie. Potrei aumentare le mie probabilità di successo con le monete, ma... Però buono, rosso. C'è uno yokai. No. Ah! Per aumentare la potenza dell'arma. Io veramente mi ricordo di avere più monete, però... Ero convinto di avere più monete, ma a quanto pare no. Non ho ancora 8 pezzi di nessuna moneta. Va bene. La gacha è stata un fallimento totale. Ho allenato un altro pochetto la squadra con le Spereoni, ovviamente. E direi che possiamo andare a fare un altro dungeon, ma nel prossimo episodio, perché davvero, ragazzi, sono cotto. Sono arrivato a cottura grazie a quel fastidiosissimo bug. Quindi per questo video la terminiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, che spero vi sia piaciuto. Vi ricordo inoltre che in descrizione c'è sempre il mio link al canale di Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, che verranno pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!